Siamo con i fratelli Pavone, siamo nell'area che prima ospitava il Museo delle Carrozze, che è rimasto gravemente danneggiato nell'incendio della Pineta di Siano di circa 3 anni fa, agosto 2021. Le carrozze da quel momento sono state riposte al sicuro in un deposito, però qualche giorno fa, cosa è successo? È successo che domenica, sicuramente domenica sera, hanno tentato di rubare questa carrozza. Perché qui prima c'era il furgone, quindi 2 mesi fa, la carrozza qui non era, la carrozza era in fondo, perciò è un furto su commissione. L'hanno presa, hanno spostato tutte le carrozze e l'hanno messa qua. Me ne sono accorto io ieri, ma ieri che sono venuto come solito, faccio il solito giro di routine. E abbiamo visto che c'era la porta aperta e con il lucchetto tagliato così. È stato denunciato il fatto, ovviamente, dalle Sì, forze ho dell'ordine. chiamato le forze dell'ordine, devo andare a fare la querela ai ignoti. Ma questo è un furto di commissione. Ho chiamato apposta, voglio far vedere che questo è un furto di commissione, perché la carrozza che gli interessava era questa qua, questo modello qua. Le carrozze non sono in vendita, le carrozze sono il patrimonio di Catanzaro e io le sto difendendo ancora. A queste condizioni le sto difendendo. Io non posso neanche camminare. Ha avuto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, altri segnali di, diciamo, malcontento sulla situazione delle carrozze o di qualcuno a cui non potrebbe star bene la sua Guardi, esistenza? allora, io ho chiuso la strada perché qui c'era una discarica abusiva in continuazione. Ho chiuso la strada, ho messo la catena, sono 5-6 volte che tagliano la catena. Cioè, ho chiamato pure le forze dell'ordine, ho segnalato, o l'ho messi da parte perché c'erano carcasse di macchine messe da parte, perciò non è che io do fastidio a qualcuno. La proprietà la sto difendendo io, è mia. Perciò, quando succede qualcosa, sono sempre in prima persona, perciò non do fastidio a nessuno. Se qualcuno che ritiene che io gli do fastidio, venga e me lo dice se gli do fastidio. Ho dato la chiave per entrare ai proprietari dei terreni, anche i cacciatori se possono venire, insomma, fanno la caccia, ha sempre a disposizione. Io questo, e più di questo, non so come mi devo comportare. Perciò, Al di là del fatto di cronaca di queste ore, noi appunto abbiamo iniziato dicendo che dove era ospitato il Museo delle Carrozze è stato gravemente danneggiato 3 anni fa, più volte anche noi come Nuova Calabria abbiamo ospitato i suoi interventi e all'epoca molti politici si sono interessati almeno a parole, però la situazione rimane identica a distanza di tanto tempo. Ci sono possibili sviluppi, ci sono elementi concreti che potrebbero cambiare la situazione. un po' di appello l'abbiamo fatto noi, io, mio fratello, abbiamo chiesto, parlano di cultura, di non cultura, ma qui non ha chiamato nessuno, sanno dove debbono venire. Hanno pure i numeri di telefono, abbiamo lasciato qualcuno. Giusto per dire, avviamo di nuovo una storia, però ancora come al solito non si fa vedere nessuno. Siamo sempre punti da capo, È come siamo peccato, rimasti, peccato perché siamo. vedi qua, tutti i giorni siamo qua, da sistemare, da fare. Io ho avuto pure un intervento, però sono sempre qui presente. E dico, parlano di cultura, dicevo prima di cultura, di non cultura, di fare Catanzaro, di non guardare a destra e a sinistra. Va bene, è a disposizione. Io sono a disposizione, mi chiamo, vediamo cosa dobbiamo fare. Per qualsiasi cosa, mettiamo. Qualsiasi tipo di intervento da fare, da spostare, da sistemare qua, vediamo un pochettino. Da solo non ce la possiamo fare più perché abbiamo avuto troppo danni in questi anni. Non è che un danno solo. Abbiamo fatto le perizie, le abbiamo mandate, nessuno ci ha chiamato per dirti ah. Abbiamo solo tolto dei soldi. Poi si è messa pure male la salute, perciò io non so cosa devo fare. Purtroppo mi ritrovo in questa situazione. A guardare questo patrimonio che sta perdendo, che se lei guarda più avanti si stanno tutte rovinando perché
la stoffa, la pella. Ricordiamo quante sono Sono quante 15, qua sono 15, qui la convento la sto sistemando perché dall'intervento allora si è bruciata tutta la parte di dietro delle carrozze, la sto sistemando. E ho speso già quasi 5.000 euro io perché ho intenzione, no intenzione, per vederla in quelle condizioni e lo sto mettendo a posto. E piano piano, piano piano, siamo già a una certa cifra. Non ce l'ho qua perché l'ho portata da un'altra parte per sistemarla. E gli altri si stanno rovinando però purtroppo. E per fortuna che il capannone è ben coperto, se no non sappiamo cosa dobbiamo fare.